Da ragazzo mi piaceva costruire barchette, asinelli, aeroplani con la carta. Un'operazione molto semplice. La cosa più difficile era recuperare dei fogli di carta. Allora i quaderni, anche quelli usati, erano intoccabili, si conservavano, non si usavano per fare questi piccoli giocattoli casalinghi. Però si trovava sempre il sistema di recuperare un po' di carta e di farli. Adesso io userò il vecchio calendario di Frate Indovino. Naturalmente le dimensioni delle barche sono in funzione della dimensione del foglio da cui si parte. Ecco, questo qui dovrebbe consentire di avere già una bella barca. Strappo il foglio, togliamo quello che non serve. Il foglio si piega a metà. Si calca bene perché tutto l'assemblaggio in pratica non prevede l'uso né di collanti né di punti di graffatrice perché allora non esistevano. Oggi si potrebbero usare dei punti della graffatrice manuale, però io continuo a fare le mie barchette senza l'ausilio di niente. Piegato il foglio, si cerca di ripiegare, come adesso vedrete, sulla metà giusta, per cui conviene piegare leggermente, solo in punta fare un piccolo segnetto e quindi piegare i lembi in questo modo. Ecco qui. Ok, poi si piegano i lembi inferiori. Così, e anche l'altro, che siano uguali. Così. A questo punto, poi se viene bene, filmato lo pubblico su YouTube, si piegano le orecchie, si creano queste orecchie. Ecco qui. Queste non devono essere perfette poi. È uno sfizio, per cui come viene, viene. Tanto poi non è che durano più di tanto. Le mogli, le mamme le tolgono via. Adesso si piega in questo modo, vedete? È difficile dire piegare a 90 gradi, a 180, bisogna seguire un po' queste indicazioni. A questo punto si gira ancora. Qui e si gira ancora in qua. Una volta si potevano anche fare volendo, se la carta lo consentiva, un ulteriore piego per avere una specie di cappottina che proteggeva, era una specie, sì, come la cappotte delle auto, dei vecchi sciarabai di una volta, che in caso piovesse uno era riparato dalla pioggia. Io però faccio la barca normale. A questo punto qui si apre in mezzo, si apre, vedete? Si è ancora ridotto, apparentemente,
E a sto punto si apre per così. La barca sta prendendo forma, in effetti è già finita. La forma finale è solo in funzione del foglio. Di solito il foglio è un rettangolo e basta che variano un lato rispetto all'altro, il risultato finale è che la barca può avere l'albero maestro, chiamiamolo così, più o meno alto. In questo caso l'albero maestro, che è questo, è abbastanza basso. E diventa quasi una barca da pescatori, quella con i remi in effetti. Se l'albero fosse stato più alto si poteva avere l'illusione che fosse un piccolo piroscafo, un piccolo bastimento. Invece così è una bella barca da pesca. Mi ricorda le barche di quando ero giovanotto, che il mattino quando si andava a scuola si vedevano tornare dal mare con la pesca notturna. Erano i pescatori che poi scaricavano 10-20 kg di pesce fresco, che si vendeva anche a un prezzo accessibile. Eccola qui la barca, vedete? Si allarga un poco sotto, in modo da creare una base stabile, e si appoggia. Ed ecco la barca fatta. E bravo questo vecchietto rimasto ragazzo. Vi è piaciuto? È semplice? Ciao, buona serata. Ecco, vedete, ne avevo un'altra qui, però come dicevo prima, o le mamme o le mogli le tolgono via. Sono certo che questa qui durerà un paio di giorni, non di più, solo perché mia moglie non è che non la veda subito. Mi permette di tenere così e poi con la scusa che dà fastidio nello spolverare me la toglie via. Ma io sono abituato e ne faccio un'altra. Di nuovo ciao.